Assist è presentato da BetItaly.it. Scommetti e vinci con noi. Amici sportivi, buon anno e benvenuti alla prima puntata del 2011 di Assist, il nostro approfondimento sportivo. Nella puntata di oggi noi predisporremo un quadro generale delle prossime partite che disputeranno le compagini salentine dalla Serie D alla prima categoria tra il 5 ed il 6 di gennaio. Pertanto possiamo partire con il primo servizio dell'anno riguardante la Serie D, curato da Miriam Gabellone. La riapertura del campionato nazionale di Serie D coincide con il tanto atteso giro di boa. Ciò vale anche per il girone H, nel quale militano Nardò e Virtus Casarano. La 18ª giornata della loro competizione vedrà opporre i Granata in quel di Angri contro la squadra locale penultima della classe, mentre invece i rossoblù ospiteranno il fanalino di coda Ostuni Sport, appollaiato a 5 punti. Entrambe le compagini salentine sono in netta ripresa di gioco e risultati. I ragazzi di Mister Maiuri hanno chiuso il periodo prenatalizio con una bella vittoria interna contro il Pomigliano, usufruendo dell'ottima vena realizzata del bomber tascabile Maiella. L'Angri invece ha perso in casa 2-1 contro il Bovilla Ernica, registrando notevoli carenze tecnico-tattiche sia in fase offensiva che in quella difensiva. Anche il Casarano scenderà in campo nel nuovo anno col sorriso sulle labbra. Prima della sosta, infatti, la bellissima prestazione dei Verdeoro da Silva e da Ragao ha permesso al proprio team di schiantare 4-1 il malcapitato Sant'Antonio Abate. Il prossimo avversario brindisino, invece, è la Cenerentola del campionato. Gli ostunesi vengono da una sconfitta per 2-1 in casa del Francavilla Fontana. In sostanza, il calendario offre a Nardò e Casarano un'occasione irripetibile per ridurre il distacco dalla capolista arzanese solitaria a 37 punti. Quest'ultima giocherà contro il Francavilla Fontana e chissà che i brindisini non regalino una calza piena di dolci alle salentine, magari condita da una bella vittoria contro la testa di serie. Serie D, girone H, alla classifica arzanese in testa più 4 dalla seconda classificata Gaeta a 33 punti, Virtus Casarano e Nardò a 31, Ischia 20, Pomigliano e Forti Smurgia 27, Forti Strani 26, Bovilla Ernica 24, Sant'Antonio Abate, Pisticcio e Capriatese a 21, Grottaglia e Francavilla Enzini 20, Francavilla Fontana 17, Battipagliese 15, Angri 11, Ostuni Sport 5 punti. Passiamo ora al prossimo turno: Angri Nardò, Battipagliese Gaeta, Capriatese Grottaglie, Forti Smurgia Sant'Antonio Abate, Forti Strani Bovilla Ernica, Francavilla Fontana Pomigliano, Francavilla Insigni Arzanese, Ischia Pisticci, Virtus Casarano Ostuni. Scendiamo ora di una categoria parlando di eccellenza pugliese. Tre le salentine che il 5 di gennaio giocheranno in trasferta nella 20ª giornata del torneo, ma ascoltiamo meglio i particolari nel prossimo servizio di Alina Spirito. 2011 che riparte con ben tre salentine impegnate in trasferta nel girone unico di eccellenza pugliese. Il Sogliano di Mister Carbonella dovrà far visita al Maruggio, squadra che ha concluso il 2010 con un importante punto sul campo del Manduria. I rossoneri provengono da una bella vittoria casalinga contro l'audace Cerignola, ottenuta grazie alla forma smagliante dei suoi due uomini chiave, Adeshokan e Damblè. La loro posizione di metà classifica consente il rientro nel nuovo con una buona dose di tranquillità. Il Tricase invece dovrà cercare di ottenere un risultato positivo in quel di Bisceglie, la cui formazione locale è terza della classe, sola a 36 punti. I rossoblù sono invece sest'ultimi, devono fare in modo di non essere risucchiati nella zona retrocessione. Lo scorso 0-0 contro il Manfredonia potrebbe essere interpretato come una gara dal buon esempio. Trasfertisti anche i biancazzurri racalini, che non vorranno certo fare sconto al quintultimo classificato Castellana. Certamente il duo Artiaco-Villa non vorrà ripetere l'ultima scialba prestazione del 2010, che ha impedito a Racale di violare la porta del Loco Rotondo neanche una volta. Unica salentina ad ospitare un'avversaria è il Copertino di Mister Castrignanò, reduce da una brutta sconfitta in quel di Lucera per 2-0. Sarà un'occasione da non perdere per i rossoverdi, i quali dovranno battere il Fasano per non perdere il treno dei play-off, ma soprattutto se vorranno agganciare il lanciato Racale. La classifica dell'eccellenza pugliese: Martina sola in testa a 40 punti, segue il Cerignola 37, Bisceglie 36, Locorotondo 33, Racale quinto a 31 punti, Terlizzi 30, Copertino e Viesti a 29, Fasano 27, Monopoli 26, Sogliano 25, San Paolo Bari 23, Atletico Tricase 21, Castellana Manduria e Maruggio a 16, Lucera 12, ultimo fanalino di coda Manfredonia. Passiamo al prossimo turno: Bisceglie Tricase, Castellana Racale, Cerignola Terlizzi, Copertino Fasano, Liberty Monopoli Vieste, Manfredonia Manduria, Martina Locorotondo, Maruggio Sogliano, San Paolo Bari Lucera.
Passiamo ora al girone B del campionato di promozione pugliese. Ha dominato il duo Toma Maglie Galatina nel 2010, ma la prossima giornata vede leggermente avvantaggiata la prima grazie al calendario favorevole. Sentiamo perché nell'approfondimento di Andrea Franchini. 17esima giornata del girone B del campionato di promozione pugliese che apre all'insegna dei derby e delle emozioni forti. Tanto per cominciare, la Toma Maglie, capolista del torneo assieme al coinquilino Galatina, avrà ancora un'occasione per allungare. I giallorossi di mister Lombardo affronteranno i tarantini del Crispiano nell'ultima giornata del 2010 vittoriosi contro il Boys Brindisi. Dal canto loro però i magliesi debutteranno nel nuovo anno sapendo di possedere uno dei reparti avanzati più in forma della competizione. Pro Italia che invece dovrà affrontare in trasferta un San Cesario ripresosi nettamente dai primi impatti negativi con la categoria, anche se l'ultima sconfitta a Massafra non lo confermerebbe. Rizzello e compagni dunque non faranno molti sconti. Bella possibilità anche per il terzo classificato Botrugno di Gregory Inglese. Bomber Mitri cercherà di perforare la difesa del Mesagne, volendosi chiaramente confermare attaccante dal gol facile anche nel 2011, quasi alla soglia dei 40 anni. Tra le altre partite degne di nota spiccano Gallipoli Scorrano, Martano Leporano e Novoli Stella Ionica Carosino. I galletti giallorossi provengono da un 2010 nel quale verranno ricordati più per i pareggi e le problematiche di natura societaria, mentre gli scorranesi hanno bisogno di punti per allontanarsi quanto più possibile dalla zona play-out. I tarantini dell'Eporano, che hanno iniziato il girone tenendo la testa della classifica per un po' di giornate, desidereranno inaugurare la prima del 2011 con una vittoria a Martano, magari per riconquistare il vecchio trend positivo. Ma se i lentini vogliono la salvezza anzitempo e non faranno certo sconti benevoli. La matricola Novoli invece ha ottenuto gradualmente una propria fisionomia di gioco, nonché di personalità. Contro il Carosini i tre punti varranno oro, poiché permetterebbero agli azzurri di sganciarsi dal terzultimo posto, magari distaccandosi dall'albero Bellonoci. Proprio quest'ultima squadra cercherà di fare lo stesso contro l'ultima della classe, Real Squinzano, la quale potrà sperare solo in un miracolo calcistico per la salvezza. Promozione pugliese, girone B, la classifica Toma Maglie e Pro Italia Galatina in testa a 33 punti, segue secondo il Botrugno a 30, Mottola 26, Massafra Leporano 23, Gallipoli 22, Crispiano 21, San Cesario e Martano 20, Carosino Scorrano e Brindisi a 18, Novoli 16, Mesagne 15, Albero Bellonoci 13, Fragagnano 11, ultimo il Real Squinzano a 5 punti. E come sempre concludiamo con la prima categoria. Il giorno dell'Epifania vedrà ancora una volta giocare in casa Otranto e San Vito ai vertici della classifica, ma Pro Leverano ed Olimpica Surano non staranno certo a guardare. I dettagli nel prossimo servizio. Girone cigolo delle salentine del campionato di prima categoria pugliese che aprirà all'insegna del calendario favorevole ai piani alti della classifica. Otranto e San Vito infatti affronteranno in casa il prossimo 6 gennaio rispettivamente Olimpia Surano e Pro Leverano, un vero e proprio menage a 4 tra le più tecniche compagini del campionato. Nell'ultima giornata del torneo si sono disputate solo 3 partite, vale a dire Appia Brindisi San Vito terminata 2-2, Carmiano Parapita bloccata sull'1-1 ed infine Gagliano del Capo Real Eagles conclusasi con la vittoria per 3-2 di quest'ultimi. Tante le individualità che si sono messe in mostra nel 2010, tra queste la vena realizzativa di Ciurlia, bomber monteronese la cui media supera di poco il gol a partita, fiuto del gol eccellente anche per Scarlino che con le sue reti ha trascinato il Tigiano al terzo posto solitario in classifica, da non tralasciare inoltre le prestazioni singole dei vari Mummolo dell'Erchi e Pizza del Surano e Cacciatore del Surbo, calciatori di indubbia caratura tecnica superiore alla categoria, la cui sosta natalizia potrebbe anche vederli protagonisti del prossimo calciomercato di riparazione. La lotta salvezza vede invece mischiate ben 6 formazioni, Olimpica Surano, San Donato, Latiano, Veglie, Poggiardo 2007 e Gagliano. Le ultime 3 sembrano più inguaiate, ma nel nuovo anno non si escludono colpi di scena. La classifica del girone C del campionato di prima categoria vede l'Otranto in testa con 33 punti, segue il San Vito a 32, il Tigiano terzo a 27, Monteroni, Erchi e Leverano a 25, Brindisi 23, Campi 21, Surbo 17, Parapita Olimpica Surano 14, San Donato e Latiano 13, Veglie 11, Poggiardo 8, ultimo il Gagliano a 7 punti. Passiamo al prossimo turno, Erchi e Campi, Latiano Brindisi, Otranto Olimpica Surano, Parabita Gagliano, San Vito Leverano, Surbo San Donato, Tigiano, Poggiardo, Veglie, Monteroni. Bene, per oggi è tutto, io ricordo che la prossima puntata di Assist andrà in onda non giovedì ma venerdì 7 dicembre, io vi do appuntamento per quella data e vi saluto, arrivederci. Assist è stato presentato da BetItaly.it. Scommetti e vinci con noi.